tema che devo affrontare è la stagnazione delle neoplasie del colon retto. È chiaro che qualsiasi sistema di staging ha significato se incide in quello che è il modo di trattare in maniera preoperatoria o operatoria quel paziente. Allora io farei una distinzione tra quello che è il tumore del colon e il tumore del retto, nel senso che nel tumore del colon noi potremmo tenere in considerazione effettivamente l'attacco come sistema di staging, precisando che ha una sensibilità per carcinoma del 95%, per i polipi una sensibilità del 50% quando questi polipi hanno una dimensione compresa tra i 6 e i 9 mm, del 75% se hanno una dimensione superiore ai 10 mm. Potremmo dire che effettivamente questa tecnica può essere utilizzata per la stagnazione delle lesioni avanzate, meno importanza per quanto riguarda i linfonodi, dal momento che questi linfonodi vengono asportati in blocco con il viscero, ha importanza per l'M, e a questo proposito rispetto all'attacco, rispetto alla risonanza, meglio la PET, meglio l'ecografia intraoperatoria, ma nella sostanza, nell'ambito della patologia del colon, di fatto questa, lo staging influenza poco il management che non è preoperatorio, come nel retto, è esclusivamente chirurgico, con la possibilità di un'opzione per una chirurgia a cielo aperto e una chirurgia di tipo laparoscopico. Completamente diversa è la cosa per il retto, questo è un cavo, 12 cm, tratto intraperitoneale, la separazione tra un retto superiore, medio e inferiore, vi dico queste cose perché poi ha una rilevanza nella spiegazione, perché di fatto le opzioni sono più di una e le decisioni che devono essere assunte sono più di una, ovvero vi è la possibilità di una scissione locale, è fattibile, oppure non è fattibile, in questo caso si deve andare ad una scissione totale mesorettale e in questo caso la fascia mesorettale è interessata. E ancora, se la fascia mesorettale è interessata e ci troviamo di fronte eventualmente ad un T3 avanzato T4, vi è il margine per una chemioterapia? E se questa chemioterapia deve essere fatta anche in funzione di eventuali linfonodi di fuori del mesoretto? Cioè, ci sono più problematiche a cui evidentemente si deve rispondere, anche se la chirurgia poi è lo strumento unico curativo. Quindi l'imaging preoperatorio deve selezionare i pazienti in funzione delle strategie che abbiamo visto essere più di una, ovvero sia abbiamo la possibilità di una scissione transanale, di una microchirurgia endoscopica che sarà riservata alle forme T1 con le riserve per altro, che nessuna forma di imaging ci consente di vedere la diffusione intramurale di queste lesioni, per cui molti preferiscono anche nel T1 comunque andare ad una scissione mesorettale che viene riservata piuttosto alle forme T2 e T3, mentre le forme di T3 avanzate T4 saranno trattate con una radioterapia o con una chemioterapia preoperatoria, ed ancora il trattamento palliativo sarà sicuramente indicato per le forme M1. Quindi chirurgia sicuramente da sola nelle forme T1 e T2, in molte delle forme T3, ma nel T3 avanzato e nelle forme T4 la radioterapia, preferibilmente preoperatoria nella scuola europea, perché la radioterapia preoperatoria riduce l'incidenza della recidiva loco-regionale nei pazienti che sono andati incontro ad una escissione totale mesorettale classica, perché in essenza di questa la recidiva, che dipende comunque dallo stato e dal grading, sarebbe del 45-74% nel primo anno, del 67-93% nel secondo anno, sapendo che anche quando io ho fatto una escissione completa, comunque la possibilità di recidiva varia tra il 3 e il 32%. Quindi l'importanza dello stadio nella patologia del retto, dove le dimensioni sono meno importanti di quella che è l'estensione. L'estensione codificata in funzione dell'infiltrazione dei vari strati della parete rettale, secondo la classificazione TNM, secondo la classificazione di Hughes, che vedete qui a confronto. T1 è la regione che infiltra sotto mucosa, T2 è quella che infiltra la muscolare propria, T3 è quella che infiltra il grasso perirettale, T4 è quella che si estende ad infiltrare le strutture adiacenti. Quindi, al di là del problema delle metastasi, ovviamente, quello a cui deve rispondere l'imaging è la selezione del T, ovvero se di infiltrazione a livello della parete, e nell'ambito di questa esprime un giudizio sulla possibilità di una resezione circonferenziale libera dal tumore, ed è il problema fondamentalmente degli linfonodi. Analizzando questi punti uno per uno, iniziamo dal T. È evidente che il T viene valutato fondamentalmente attraverso delle metodiche multiplanari, come può essere l'ecografia, l'attacco e la risonanza, ma alcuni esami relativamente semplici, come l'esplorazione rettale, come la colonoscopia e lo stesso prisma opaco, ci danno un dato importante ai fini chirurgici, cioè stabiliscono qual è il limite inferiore della lesione rispetto allo sfintere anale interno.
si ricorrerà poi successivamente alle metodiche di stazione più complesse per imaging e appunto l'ecografia endorettale radiale che permette la ricostruzione di immagini 3D. È una tecnica molto importante perché ha il vantaggio rispetto ad altre di tipizzare chiaramente quelli che sono gli strati della preda. Abbiamo un primo strato procedendo ovviamente dall'interno all'esterno, ipercogeno, che è dato dall'interfaccia tra la sonda e la mucosa, uno strato ipercogeno che è rappresentato dalla mucosa e dalla muscularis mucosa, uno strato iperecogeno rappresentato dalla sottomucosa, un quarto strato esterno rappresentato dalla muscolare propria e poi uno strato iperecogeno che è appunto il grasso periodontale. Allora, brevi cenni di semiotica. Noi possiamo avere una lesione benigna come un adenoma che espande la zona ipercogena senza infiltrarla, vedete appunto il rispetto dello strato profondo di questa mucosa e a maggior ragione vedete il rispetto dello strato sottomucoso. Possiamo avere uno strato T1 per infiltrazione della sottomucosa, in questo caso avremo un aggetto delle lesioni focali ipercogene che interessa lo strato ipercogeno della sottomucosa, e questa immagine ve la faccio vedere per sottolineare come sia importante. Dimmi. Installare 100 ml di acqua appunto per distendere le pareti, per andare a evidenziare le lesioni che con difficoltà si vedono in assenza di questo accorgimento. Abbiamo uno strato T2 che è rappresentato dall'invasione dello strato muscolare e in questo caso non avremo più la visibilità dello strato ipercogeno della sottomucosa, avremo soprattutto nelle forme iniziali una difficoltà a differenziare il tumore che è ipoecogeno rispetto a questo strato muscolare che è comunque ipoecogeno. Questo a maggior ragione quando vi sia una reazione desmoplastica che è presente in una percentuale variabile tra il 4,5 e il 34,5 per il caso, 100 dei casi. Anche se, come questo lavoro di oggi, si sottolinea come questa reazione desmoplastica, essendo aricogena, possa essere entro certi punti differenziata dal tumore che è ipoecogeno. Abbiamo poi uno strato T3 in cui abbiamo questi cittadini ipoecogeni che si espandono nello strato iperecogeno del grasso. Detto questo, che sono cenni di semiotica, cosa ci dà l'ecografia endorettale appunto di tipo radiale? Ci dà una correttezza che è variabile tra il 69 e il 97% dei casi, è attualmente considerata da molti come la tecnica migliore per definire l'infiltrazione delle pareti, è comunque operatore dipendente, vi è una variabilità interosservatoria e non consente la valutazione di quelle che sono le lesioni senotiche, per cui nella sostanza ha dei limiti a cui si aggiunge il limitato campo di vista, la difficoltà quindi di valutare la fascia mesorettale e nella sostanza possiamo dire che è una metodica valida per la stazione delle lesioni superficiali ma non tanto per le lesioni T3 e a maggior ragione T4. Per quanto riguarda l'attacco, queste sono le immagini che sono state ottenute con un attacco spirale sullo strato. Per dare una risposta sulla correttezza dovremmo, come tutte le cose della medicina, fare riferimento delle meta-analisi. È una meta-analisi che si riferisce a 78 studi pubblicati tra il 1980 e il 1998 e vedete come la sensibilità, la correttezza, la specificità e i valori predittivi fluttuano tra un valore compreso tra il 58 e l'82%. Ad espressione di limiti di questa metodica che sono dalla difficoltà di differenziare i tessuti, di differenziare i vari strati di parete, con effetti di volume parziale, per cui si ha una tendenza alla sovrastazione, cioè T2 più facilmente viene valutato T3 e T3 più facilmente valutato T4, oltre al problema delle metastasi linfonodali. Cosa ci ha dato l'ATAC multidetettore? Bellissime immagini che servono per l'identificazione, ma non servono per la stazione, ma utilizzando questa tecnica, il principio di questa tecnica, cioè la distensione dell'ampolla e del colon, l'acquisizione di immagini assiali multiplanari somministrando in mezzo di contrasto, ecco che questa metodica, in questo studio della Filippone pubblicato sulla Teoce 2004, garantisce una correttezza del 73% quando si utilizzano le immagini assiali singole, ma associando la tecnica multiplanare vedete come la correttezza si eleva in maniera significativa. Tuttavia la Filippone in questo lavoro conclude dicendo sì, questa metodica è valida per studiare i T3 e T4, ma non per valutare il T1 e T2, per differenziare il T1 da T2, per cui nella sostanza in questo momento avremo due metodiche, una l'ecografia valida per T1 e per T2 e l'attacco valida per T3 e T4. Tra queste due tecniche si insinua la risonanza magnetica.
risonanza magnetica che nel nostro imaging ha avuto una specie di storia. Inizialmente si è utilizzata una bobina del body, però a questo punto si è visto che la capacità di risoluzione non era valida, non vi è la possibilità di differenziare vari strati, per cui alla fine si aveva un'accuratezza nella sostanza simile a quella della TAC. Si è passati quindi all'utilizzo di una bobina endorettale con la sonorizzazione del mezzo di contrasto, e a questo punto si è ottenuta un'accuratezza compresa tra il 71 e il 91%, quindi un'accuratezza simile a quella dell'ecografia endorettale. In effetti diamo somiglianza tra le due tecniche, si utilizza comunque una sonda endorettale, però con i limiti della stessa ecografia endorettale, ovvero sia la difficoltà a valutare il retto alto, di valutare le lesioni altamente stenosanti. E al pari dell'ecografia endorettale, questa tecnica non consente di vedere la fascia mesorettale. Allora, terza evoluzione, si è passata all'utilizzo di una bobina fase d'array con appoggio pelvico, con o senza la distensione della colla rettale, utilizzando sequenza T2, o meglio T1 e T2, evitando la somministrazione del mezzo di contrasto, che non aggiunge molto alla valutazione del grasso perirettale, come vedete in questa immagine. E a questo punto abbiamo una tecnica che è comunque insufficiente per valutare e distinguere T1 dal T2, ma nella sostanza permette di valutare il rapporto del tumore rispetto al pavimento pelvico, e soprattutto permette di valutare l'infiltrazione del grasso mesorettale secondo tre gradi, ovvero sia nessuna infiltrazione sì, ma con rispetto di 5 mm, che è, diciamo, il cutoff di sicurezza rispetto alla fascia mesorettale, oppure interessamento della fascia mesorettale e superamento della fascia mesorettale. E abbiamo una tecnica che ci permette di valutare il linfonodo. In questa chiacchierata ho fatto cenno, perlomeno già due volte, al concetto del margine di resezione. Che significato ha? Ha un significato in funzione di una tecnica chirurgica che si è sviluppata a partire dagli anni 80, che si basa sulla scissione del mesoretto. Mesoretto, struttura anatomica che contiene il retto, il grasso perirettale, i linfonodi, il tutto delimitato da una fascia mesorettale, così come descrivono questi disegni anatomici, secondo sezioni assiali e sezioni sagittali. La tecnica consiste appunto nell'asportazione di tutto il mesoretto, e allora a questo punto dovremmo avere una tecnica che ci permette di vedere quello che effettivamente sta nel mesoretto e quello che sta fuori del mesoretto, perché vi è la possibilità di lasciare qualcosa al di là del mesoretto, qualcosa, linfonodi, che possono essere espressione oppure l'origine di una recidiva non regionale. Ma in funzione di questo concetto varia anche il concetto del T3, cosa che non è specificata nel sistema TNM, perché possiamo avere un T3 piccolo, come vedete, con un ampio margine libero rispetto alla fascia mesorettale, possiamo avere un T3 deep che si avvicina alla fascia mesorettale, con la possibilità, in questo caso anche con la necessità, di impostare una radioterapia per prevenire la recidiva. E allora evidentemente io devo avere una metodica che sia in grado di studiare accuratamente la fascia mesorettale e che cosa ha a disposizione il radiologo? Ha l'attacco col VOS isotropico, ma meglio ancora la risonanza, che descrive la fascia mesorettale in questa maniera, identificando i gettoni infiltrativi, i linfonodi, identificando l'infiltrazione della fascia mesorettale e il superamento della fascia mesorettale con una accuratezza che è del 100%, o secondo questo lavoro del Merkel Stato, un gruppo europeo, che nel 2004 ha pubblicato sui dati relativi a 325 pazienti con un'accuratezza del 82%. Recentemente questo è un lavoro che è comparso sul British Medicine Journal dell'ottobre di quest'anno. L'accuratezza nel valutare il margine libero di resezione è del 92% su 408 pazienti consecutivi. Perché non vi è il 100%? Giusto appunto perché ci sono queste digitazioni che possono essere espressioni di una reazione desmoplastica, e questo l'abbiamo già visto parlando di ecografia, ma possono essere anche l'espressione di cellule neoplastiche. Il che giustifica il mancato raggiungimento del 100%, ma comunque sia, concludono in questo lavoro dell'ottobre di quest'anno, che comunque l'attacca è la migliore tecnica per valutare il margine libero e i rapporti con le fasce mesorettali. L'ultimo problema che deve essere affrontato è quello dei linfonodi. Il retto, vi ricordo, ha due vie fondamentali di diffusione. Il retto alto verso i vasi linfatici mesenterici inferiori, il retto intermedio basso verso i linfonodi liliaci interni. Vi è una terza possibilità quando abbiamo un tumore basso esteso che interessa il canale anale, in questo caso vi è la possibilità di metastasi linfonodi
linfonodali inguinali. E il problema è stato il problema che abbiamo in tutti i campi dell'oncologia, ovvero se quel linfonodo è grande perché reattivo, è grande perché è metastatico, quel linfonodo è solo piccolo o vi è una micrometastasi in quel linfonodo. E il problema esiste per l'ecografia, a cui si riferivano le immagini precedenti, esiste anche per la risonanza magnetica, perché verificare la capacità di identificare linfonodi piccoli, purché superiore ai 2 mm. E allora il problema non è tanto identificare questi linfonodi che comunque verranno asportati nell'ambito della escissione totale mesorettale, quanto identificare questi linfonodi che sono al di fuori della fascia mesorettale, che potrebbero essere lasciati al di dietro dell'intervento chirurgico con una possibile recidiva, e allora è importante identificarli appunto per impostare una chemioterapia che riduca i linfonodi di dimensione e che annulli la presenza di cellule in quei linfonodi. Ma allora è evidente che io devo avere una metodica che sia in grado di dirmi se quel linfonodo al di fuori della fascia mesorettale è reattivo oppure è colpito, interessato dalla metastasi. E si può fare questo in base a un criterio morfologico, come ha fatto Gina Brown in questo lavoro di La Giorgio del 2003, analizzando i margini, analizzando le caratteristiche del linfonodo, ottenendo una sensibilità dell'85% e una specificità del 97%. Ma noi vorremmo qualcosa di più, e questo qualcosa di più c'è dato dalla somministrazione di un mezzo contrasto che ci permette di andare a identificare depositi metastatici di dimensioni di 2 mm, come utilizzando appunto un prodotto che sarà prossimamente commercializzato, il Sinerem, che si basa sul concetto che questo linfonodo viene fagocitato da microfici che determinano quindi un abbassamento di segnale in quel linfonodo. Questo non avviene ovviamente nei linfonodi metastatici in cui i microfici sono sostituiti dalle cellule neoplastiche, non vi è captazione in mezzo contrasto e quindi non vi è caduta del segnale. Come specificato in questo disegno, in cui vedete un linfonodo appunto che cade il segnale, vedete un linfonodo di dimensione pari a quello sopra con un piccolo deposito metastatico in cui non vi è caduta di segnale, o meglio ancora, come chiariscono queste immagini, in cui vediamo un linfonodo, sono le immagini relative al neoplasia del retto, un linfonodo che cade di segnale, non è un linfonodo normale, due linfonodi che non cadono di segnale, e in questo caso sono linfonodi metastatici. Bene, vi ho fatto vedere una carrellata di immagini relative all'ecografia, relative all'attacco e alla risonanza, ma il problema di fondo qual è? Alla fine, quando dobbiamo studiare un paziente, utilizziamo l'ecografia, utilizziamo l'attacco e utilizziamo la risonanza magnetica. E allora, se dobbiamo dare una risposta seria, dovremmo fare, come tutte le cose della medicina, fare riferimento a meta-analisi. Allora abbiamo questa prima meta-analisi a cui facevo già riferimento in precedenza, 78 studi valutati dal 1980 e il 98, in base al grado di infiltrazione della parete, in base alle caratteristiche dei linfonodi, questo lavoro conclude dicendo la risonanza con bobina endorettale è la tecnica migliore per studiare questi pazienti, tranne che questo lavoro è smentito da un altro lavoro più recente, che si riferisce a una meta-analisi di 90 pazienti studiati dal 1985 e il 2002, in cui si dice l'opposto, ovvero sia la tecnica migliore è l'ecografia. Questo lavoro giunge a questa conclusione analizzando questi dati, però non considerava l'attacco multistrato, ad esempio, non considerava la linfogeografia. Quindi mi sembra ragionevole, utilizzando i risultati della prima meta-analisi e della seconda meta-analisi, considerando i lavori più recenti, in assenza comunque di una meta-analisi ultima, mi sembra ragionevole proporre questa ipotesi, ovvero sia per le forme T1 e T2, meglio l'ecografia endorettale, per il T4 e T3, meglio la risonanza magnetica, per la stazione dei linfonodi, meglio la risonanza magnetica. Però a questo punto io vorrei avere qualcosa che mi dice utilizza questa tecnica piuttosto che quell'altra, perché nel momento in cui studio il paziente non saprò cosa avrò di fronte a me. E allora a questo punto ritorna utile l'esame clinico. E la cosa non vi sorprende, perché in un lavoro recente sul British Journal of Radiology c'era un confronto tra esplorazione rettale, TAC e risonanza magnetica per dirvi queste tre qual era la tecnica migliore. Quindi evidentemente l'esplorazione rettale ci può ancora guidare. E se l'esplorazione rettale ci dice che è un linfonodo, che è un tumore piccolo suscettibile di un'escissione, allora io potrei considerare in prima ipotesi, giusto appunto, l'ecografia endorettale. Se il tumore è più grosso ma non fisso, ed è quindi suscettibile di una escissione totale mesorettale più o meno chemioterapia, potrei prendere in considerazione la risonanza magnetica. E da ultimo, se il tumore è fisso, quindi avanzato, l'opzione è tra risonanza e TAC, ma meglio per quello che abbiamo visto, la risonanza magnetica. Ma forse in maniera più pragmatica, avendo circoscritto il problema all'ecografia e alla risonanza magnetica, la scelta ultima si basa su quella capacità
l'esperienza che è stata valutata e maturata in quel singolo centro nella collaborazione tra chirurgo e radiologo. Grazie.